Ciao amici! Un jumping spinning heel kick letteralmente devastante, un calcio rotante in pieno volto sufficiente per mandarti al creatore, oppure una gomitata magistrale all'indietro. Ecco quindi i 10 KO più improbabili e più spettacolari nelle MMA femminili. Alcuni combattenti di MMA possiedono tecniche di attacchi ereditati dal Muay Thai, uno degli sport da combattimento più mortali. Questa pericolosa arte marziale thailandese era stata peraltro creata all'origine per fare la guerra. È per questo motivo che questo sport da combattimento include ginocchiate e gomitate, le quali sono estremamente potenti e assassine, e le quali sono bandite il più delle volte dalle altre arti marziali. In questa sequenza stai per vedere uno dei KO più terribili che ci siano, utilizzando una gomitata particolarmente fatale. Durante un incontro movimentato in UFC o Ultimate Fighting Championship, la combattente britannica Molly McCann e la sua omologa brasiliana Luana Carolina si dedicheranno a un vero e proprio combattimento spietato. I colpi più potenti sarebbero quindi piovuti durante questo scontro tra titani versione femminile, ma una cosa è sicura, nessuno si aspettava questo temibile spin elbow strike che stai per vedere. Infatti la giovane pugile inglese ha assestato una potente gomitata rotante alla sua avversaria brasiliana, mandandola direttamente al tappeto in uno dei KO più spettacolari e insensati di tutta la UFC. In questa sequenza stai per assistere a un knockout venuto praticamente da un altro pianeta. Queste immagini vengono dall'Invicta Fighting Championship, una gara americana di MMA femminile. Questo campionato offre al suo pubblico uno spettacolo sensazionale, visto che ospita solitamente gli incontri più spettacolari delle MMA femminili. Durante uno dei combattimenti che contano per questo prestigioso campionato e opponente le due combattenti americane Emily Ducote e Danielle Taylor, avremo diritto a un KO folgorante, perché appena il primo round inizia, un diretto stupendamente piazzato da Ducote raggiunse Taylor in pieno volto, facendola vacillare sul posto in posizione di KO in piedi. Allora la Ducote finirà per annientare la sua povera avversaria assestandole un calcio devastante alla testa, cosa che la fece crollare come un castello di carte. Quello che stai per vedere ora è probabilmente il KO più brutale di tutte le MMA femminili e molto probabilmente anche quello più veloce. Era nel 2014, durante un combattimento sorprendente, opponente Christine Stanley alla giovane inesperta Anita Runyan. Quest'ultima aveva infatti un solo combattimento al suo attivo, che aveva peraltro perso in modo piuttosto deplorevole. Entrando per la seconda volta della sua vita in una gabbia in gara ufficiale, la ragazza sperava di vincere per la prima volta, ma la sfortunata sarebbe presto rimasta disillusa, perché dopo appena 5 secondi dall'inizio del combattimento avrebbe subito una crudele delusione. Mentre avanzava verso Stanley, provando a sganciare un pugno molto debole, quest'ultima saltò in aria e le mandò uno spinning heel kick letteralmente cataclismico. La povera combattente, debuttante, si abbatté allora pesantemente sul suolo e se hai occhio puoi persino vedere una leggera scossa a livello dei suoi piedi dovuta alla violenza del colpo. Il combattimento epico al quale stai per assistere ora riunisce due combattenti scandinave agguerrite nelle arti marziali miste, la svedese Bianca Antman e la sua omologa finlandese Vera Nikanen. Questo duello di valchirie si sarebbe rivelato molto rude per le due ragazze, perché erano entrambe praticamente allo stesso livello di ferocia e tenacia e ognuna di loro voleva vincere il combattimento a tutti i costi. Quindi qualche minuto bastò a queste due pugili nordiche per essere completamente con il respiro affannoso e praticamente sull'orlo dello sfinimento. Vera Nikanen era peraltro così segnata dalla stanchezza che non poteva nemmeno più sollevare le sue braccia e picchiare così, mantenendo la guardia alta. Fu un grave errore da parte della finlandese, visto che abbassando la sua guardia offrì alla sua avversaria un'occasione d'oro per mandarla al tappeto, cosa che la svedese non ha mancato di fare peraltro e in modo piuttosto magistrale e particolarmente doloroso. Infatti, guarda la forza devastante di questo calcio rotante, il quale colpì la povera combattente finlandese in pieno volto. Nella sequenza che segue ritroviamo un'altra splendida combattente dai colpi mortali. Questo duello omerico che stai guardando ora si è svolto nel 2018 a Bucarest, durante i campionati europei di MMA, e riuniva due combattenti debuttanti, quindi era peraltro il primo combattimento di entrambe. La svedese Frida Vastamaki in blu e l'italiana Emanuela Scioli in rosso, quindi avevano pochissima, se non addirittura nessuna, esperienza probante in materia di combattimento. Ma dopo il terzo round di questo combattimento intenso, la stupenda pugile svedese assestò un potente calcio destro che colpì la povera Emanuela in pieno sulla tempia, paralizzandola dal dolore e mandandola a mangiare la polvere. Questo knockout estremamente brutale lasciò Emanuela completamente stordita per terra, ponendo così fine al suo calvario, ma anche a tutte le sue speranze di diventare una campionessa di MMA.
Il Superman Punch è uno dei colpi più spettacolari e più piacevoli da guardare in combattimento, eccetto ovviamente per quello che lo riceve in pieno viso, ma in realtà come possiamo chiamare questo colpo all'interno dell'MMA femminili? Un Superwoman Punch, per esempio? Beh, questa nomenclatura si addice, di questo passo stiamo per mostrarti uno di questi colpi terribilmente potenti, ma che è quindi eseguito da una donna questa volta. Comunque attenzione se la vista dell'emoglobina ti rende malato, perché in questa sequenza il sangue scorrerà, e non solo un po' a dire il vero. La tedesca Cristina Breuer, in tuta nera, e la spagnola Patricia Rodriguez si sono infatti dedicate a un combattimento senza nessuna pietà, con l'obiettivo di vincere il sacro graal della vittoria quella notte. Il violento combattimento sembrava quindi durare in eterno e non voler più finire, talmente le due giovani donne erano combattive e molto resistenti. Ma dopo il secondo round, la stupenda pugile tedesca avrebbe tirato fuori uno stivale speciale, il quale avrebbe regolato l'esito di questo combattimento in modo piuttosto sanguinoso. Ammira quindi la potenza sviluppata dalla Breuer in questo pugno saltato di grande bellezza, che mandò la povera pugile spagnola direttamente tra le braccia di Morfeo. La forza e l'intensità del Superman Punch erano tra l'altro così devastanti che causò una ferita piuttosto brutta alla Rodriguez, di cui il sangue inondò letteralmente il viso, come puoi vedere in queste immagini terrificanti. Ora stiamo per mostrarti uno dei KO più veloci e folgoranti di tutta la storia delle MMA femminili. Il combattimento oppone due belle combattenti debuttanti ma feroci, e che sono ovviamente pronte a tutto per la vittoria. Veronica Rottlenhauser in maglia gialla e la sua rivale Ashley Evans-Smith in maglia nera erano quindi molto motivate per vincere, e questa rissa prometteva di essere perlomeno palpitante. Eppure, appena 5 secondi furono passati che il combattimento finì con un temibile KO, come puoi osservare in queste immagini sbalorditive. Infatti, appena l'arbitro della partita diede il segnale d'inizio, la bella Veronica Rottlenhauser si precipitò direttamente verso il suo avversario, le assestò immediatamente un potente pugno che la mandò a far sogni d'oro con l'omino del sonno. E come sempre il meglio per la fine, con questa sequenza che rischia di stupire in molti, perché qui non è affatto questione di un knockout insensato, ma piuttosto di un combattimento completamente grottesco e assurdo, e che mette in scena due combattenti perlomeno improbabili. Infatti, queste immagini curiose ci mostrano lo strano incontro tra Alexander Pistoletov, uno youtuber e attore porno russo, e Sasha Mamaha, una modella di misure triple XXL, delle misure praticamente mostruose. Questo combattimento variopinto non presagiva quindi nulla di buono, ma nonostante l'assurdità dello spettacolo, il pubblico era letteralmente affascinato da questo duello di un genere ancora sconosciuto, e tutti avevano occhi solo per questi due personaggi sorprendenti e il loro combattimento completamente strano. Ma come se questo show incongruente non fosse bastato, c'è bisogno che un intruso andasse ad immischiarsi introducendosi nella gabbia. Infatti, nel momento in cui Alexander Pistoletov prendeva sensibilmente il sopravvento su Mamaha, eseguendo su di lei una presa piuttosto basilare, un guastafeste spuntato fuori dal nulla piombò all'interno dell'ottagono e si lanciò sullo youtuber per colpirlo. Questo illustre sconosciuto risultò essere in realtà un amico della grande modella, che vedendola perdere il combattimento aveva deciso di prestargli manforte. Ovviamente questo non sarà servito a nulla, visto che una volta che gli agenti hanno potuto controllare questo parassita e tirarlo fuori dalla gabbia, il combattimento riprese esattamente laddove era stato interrotto, con Mamaha in una bruttissima situazione. Ora tocca a te dirci nei commenti quale di questi KO più surreali ti ha stupito di più. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti, non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!